Bentrovati ad una nuova puntata di Umbria 7, il rotocalco di informazione, cultura e società ideato e realizzato dall'agenzia videogiornalistica Avinews di Perugia. Apriamo la puntata parlando di macroregione, un tema sempre più attuale del quale si è parlato a Narni in occasione di un incontro organizzato dai presidenti ANCI di Umbria, Marche e Toscana, le tre regioni coinvolte in questo progetto ambizioso dell'Italia di mezzo, nel quale dovrebbero confluire tutti i rispettivi comuni. Ce ne parla Nicola Torrini. Quello della macroregione Italia di Mezzo è un progetto che comuni umbri, marchigiani e toscani condividono e di cui vogliono essere partecipi e protagonisti. Lo hanno ribadito all'unisono i presidenti regionali delle tre ANCI interessate, Francesco De Rebotti per l'Umbria, Maurizio Mangialardi per le Marche e Matteo Biffoni per la Toscana, riuniti a Narni proprio per confrontarsi sul tema, mettersi a disposizione per portare avanti il processo di integrazione e riempirlo di contenuti. Stiamo ragionando di un appuntamento ad aprile per i comuni dell'Umbria, delle Marche e della Toscana da tenersi nella mia città per avanzare, far conoscere, far partecipare sulle buone pratiche che vengono fatte dai comuni di queste tre regioni nell'ottica della macroregione e perché questo sia un po' la sostanza su cui si costruisce un'integrazione anche di queste buone pratiche. Vogliamo dar seguito al rapporto che si è innescato tra le regioni e penso che le buone esperienze che arrivano dalle gestioni locali dei comuni possono essere l'elemento più importante per dar seguito a questa prospettiva. Secondo me è necessario provare a individuare percorsi comuni, idee che collimano, mettere a disposizione del percorso avviato dal protocollo firmato dal Presidente delle Regioni le peculiarità, le buone pratiche, le idee e le proposte dei sindaci e poi sono quelli a contatto con i cittadini. Dalle dichiarazioni di intenti, i tre presidenti delle associazioni regionali dei comuni sono quindi passati a illustrare i vantaggi che potrebbe offrire la nuova macroregione, una realtà che arriverebbe a contenere oltre 6 milioni di abitanti sparsi in 597 comuni e quasi 41.000 chilometri quadrati. Può portare economie di scala, può portare ad avere servizi in comune, non solo, ma siccome la realtà proprio dal punto di vista geografico, dal punto di vista urbanistico, molto spesso è simile, quando sui rifiuti o sulle politiche turistiche ci si muove insieme, si ha più forza, si ha una capacità di proporre appunto sia al governo nazionale che all'Europa progetti che trovano una robustezza magari maggiore e quindi permettono di essere più facilmente presi in considerazione. Riteniamo molto importante quel passo fatto attraverso la creazione di un unico sportello interregionale della macroregione per rivolgersi all'Europa, che può contare quindi su una programmazione, secondo me, che mette in relazione le diverse regioni su progetti che la attraversano. Parliamo di un territorio con medie e piccole città e forse è questo il vero patrimonio della macroregione, ovvero un'esperienza diffusa nell'accoglienza, nelle buone pratiche, che credo sia la vera caratteristica della regione. Terremoto Centro Italia, il titolo del convegno organizzato dai collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, nel quale si è evidenziato il lavoro svolto da tanti professionisti nella fase emergenziale post-sisma e quello che è possibile fare per la ricostruzione. Ci racconta tutto Nicola Torrini. Un ruolo importante, per non dire fondamentale, quello svolto in questi mesi dai tecnici nelle aree terremotate di Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Il lavoro messo in campo da tanti professionisti nella fase emergenziale è stato al centro del convegno dal titolo Terremoto Centro Italia, organizzato nel capoluogo umbro dai collegi dei geometri delle province di Perugia e Terni. Un seminario formativo per capire anche come muoversi nella ricostruzione post-sisma, a cui hanno preso parte quasi 1000 geometri umbri. Oggi importante è concludere la fase emergenziale, che vuol dire consentire alla popolazione di stare in sicurezza sul territorio, con strutture ovviamente che consentano di superare tutto il periodo che non sarà corto, non sarà veloce della ricostruzione. Questo è un po' l'impegno di tutte le istituzioni, noi siamo parte integrante dello Stato perché facciamo parte del Nucleo Tecnico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, quindi i nostri volontari stanno svolgendo un'attività per quanto riguarda le schede AIDS, che sono quelle che classificano il tipo di danno. Stiamo facendo la valutazione con le schede FAST, che sono una valutazione speditiva per consentire al Dipartimento di censire e inventariare quanti sono le necessità di sfollati.
Poi stiamo facendo un'azione di aiuto, diciamo così, ai comuni, ai COC, e stiamo facendo anche una nuova attività che è il data entry, quindi di immagazzinare tutto quel materiale che stanno rilevando sul territorio. Fin da subito ci siamo posti al servizio della collettività attraverso la struttura di protezione civile. Molti di noi, attraverso un'associazione che è composta esclusivamente da geometri, sono andati a fare volontariato a tutto campo, hanno contribuito a montare le tende, hanno cucinato, hanno assistito la popolazione, ma quello che ci interessa in modo particolare è essere al servizio della collettività come professionisti, come tecnici, per cui è importante il lavoro che abbiamo già svolto fino adesso, che stiamo svolgendo e continueremo a svolgere nei sopralluoghi per accertare se gli immobili possono essere ancora occupati oppure no. A raccontare la loro diretta esperienza sono stati poi i sindaci di Cascia e Sant'Anatolia di Narco, due dei 130 comuni inseriti nel cratere del sisma. Io credo che il ruolo del tecnico sia, dopo il finanziamento, sia la cosa più importante, perché è colui che segue il lavoro, è colui che comunque dà tutte quelle indicazioni possibili e immaginabili per creare quelle strutture sicure, tranquille e che quindi possono far fronte a altre eventuali scosse sismiche. I tecnici in senso generale fanno anche quell'aspetto sociale di conforto e di aiuto alle popolazioni, ai proprietari che molte volte si trovano anche un po' spiazzati e non sanno cosa fare. Il lavoro di ricostruzione dovrà ora vedere impegnati all'unisono istituzioni, professionisti e aziende del settore. Tra queste la Pesciarelli Edilizia di Magione presenta il seminario con il proprio personale. La nostra azienda, che segue molto da vicino le zone terremotate, sta fornendo dei servizi importanti per quello che sarà la progettazione delle nuove abitazioni, ma soprattutto il recupero di quelle esistenti. Anche perché la nostra azienda non è più un magazzino e non le devono essere nemmeno quelli dei nostri concorrenti, ma deve essere un luogo dove servizi e consulenza siano al primo piano di ogni pensiero. Usciamo dall'Umbria per andare a Bologna, dove si è svolto un grande evento internazionale incentrato sull'hairstyle. Si tratta di Vella Collection Show Color Contouring, al quale era presente anche l'hairstylist Claudio Barcaccia, titolare del Training Center Hair Beauty Diffusion e del Salone Beauty a Perugia. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Si scrive Vella Collection Show Color Contouring. Si legge grande kermesse sulle tendenze mondiali dell'Hair Beauty. Questo e tanto altro è stato l'evento show di Vella, in scena a Bologna, che ha registrato un sold out con oltre 4.000 parrucchieri da tutta Italia e ha visto on stage i nomi più importanti del panorama dell'hairstyle nazionale e internazionale, come Eugene Soleman, Christophe Nicolas Biot, Egidio Borri, Luigi Ciccarelli, Mason Mamì, Maurizio Contato, Davide Diodovic, Mario Firriolo, James Longagnani, Stefano Milani, Rudy Mostarda e Tony Pellegrino. Color Contouring, il tema dell'evento, sinonimo di massima personalizzazione ed eccellenza nella colorazione, da sempre nel cuore di Vella e obiettivo dei migliori parrucchieri. Contouring è una tendenza che ha investito il mondo della bellezza in maniera davvero prepotente negli ultimi anni. Contouring nasce nel make-up e nasce come applicazione della perfetta armonia di chiaro-scuro per valorizzare il viso di ogni donna, perché esistono diverse tipologie morfologiche che Vella ha racchiuso in sei. Ogni donna ha la sua specificità. È difficile trovare l'ovale perfetto oggi, ma con qualche illusione ottica creata dal sapiente utilizzo di nuance chiare scure, questo risultato è ottenibile. Ed ecco che Color Contouring è proprio questo: la capacità di dosare con estrema personalizzazione nuance chiare scure lungo i contorni del viso in maniera assolutamente adatta a ogni singolo viso. Il tutto parte da una consulenza, da una diagnosi molto attenta, la cliente in primo piano. Dall'Umbria non poteva mancare l'hairstylist Claudio Barcaccia, che a Perugia con il suo Salone Beauty e il Training Center Hair Beauty Diffusion è sempre attento ad applicare da un lato e insegnare dall'altro le ultime tendenze in tema di moda capelli. Due giorni dedicati alle novità e alle tendenze,
Vella qui ha la possibilità di dare il meglio della sua, diciamo così, interpretazione di quella che è la moda, e quindi grande attenzione per questo evento che da sempre è un evento che aiuta la categoria a capire un po' i trend, dove vanno, e non solo, ma anche quello che l'azienda in questo caso mette a disposizione sia in termini di strumenti, accessori che anche di prodotti. Come scuola è sempre un'opportunità quello di essere qua per far vedere, diciamo, quanto sia per noi importante essere, diciamo così, sempre attenti a quello che è lo sviluppo delle tendenze e della moda. Tante le novità presentate. Con System Professional siamo riusciti a raggiungere un livello di personalizzazione dell'offerta haircare mai visto prima, quindi con il concetto nuovo di Energy Code, che è il codice di bellezza unico di ogni donna. E siamo ad un livello di personalizzazione tale da poter prescrivere più di 174 milioni di possibili codici di bellezza, quindi un livello di personalizzazione veramente eccezionale. Un'esplosione di creatività tra sfilate, esibizioni, luci e suoni, a cui hanno prestato la loro professionalità anche personaggi popolari del piccolo schermo. Io con i capelli ho poco a che fare, però la musica per esempio è una componente importante anche in questo tipo di sfilate, di incontri, di eventi, e questo è bello, perché poi il bello, come sentite, si spazia da musica contemporanea, musica addirittura classica, in alcuni casi musica moderna, musica latinoamericana, insomma è una gioia anche per le orecchie oltre che per gli occhi. Se fosse per me io giocherei molto di più anche con i colori. Però magari quando fai un lavoro comunque di spettacolo, diciamo, no? Anche di collaborazioni con diversi marchi, forse devi rimanere un pochettino più regolare, no? Però devo dire che ci sono tante cose che mi sono piaciute, davvero tantissime fonti di ispirazione. Falegnameria Mastrini, produzione e vendita di infissi, arredamento per interni ed esterni a Cerqueto di Marciano. Soluzioni in legno, originali e su misura, per abitazioni private e negozi. Falegnameria Mastrini, dove l'artigianalità si fonde con la qualità. Domenica 5 marzo torna la 16ª edizione della Strasimeno. Partecipa anche tu all'ultramaratona lungo le coste del Lago Trasimeno con partenza e arrivo a Castiglione del Lago. E per le famiglie c'è anche la Strasimeno Family, una passeggiata di 6,5 km non competitiva. Vieni a correre la Strasimeno, ti riempiremo i piedi di chilometri e gli occhi di meraviglia. Bartoccini, dove c'è amore? Quantaseiesima edizione del Carnevale di Sant'Eraclio. Tre giornate di puro divertimento, il 12, 19 e 26 febbraio, parata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, ma anche spettacoli in piazza e animazioni. Dal 9 al 28 febbraio, aperta tutte le sere anche l'osteria del Carnevale, per degustare deliziosi piatti tipici. Tutta l'allegria del Carnevale a Sant'Eraclio di Foligno. E adesso a Gualdo Tadino, dove è stata inaugurata la mostra Il Teatro delle Maschere della Commedia dell'Arte Italiana, promossa dalle edizioni Fratendovino in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino e il Polo Museale della città. In scena alla Rocca Flea fino al 26 marzo. Sentiamo.
A Gualdo Tadino il carnevale si tinge di tradizione grazie alla mostra Il teatro delle maschere della commedia dell'arte italiana. In scena la Roccaflea fino al 26 marzo è promossa dalle edizioni Frate Indovino con la partecipazione dell'amministrazione comunale e del polo museale della città. Un carnevale diverso che unisce piccoli e grandi nel segno della tradizione sicuramente, quindi riscoprire le proprie radici con questi giganti colorati, arlecchino, colombina, pantalone, ancora balanzone e tanti altri che in realtà sono maschere della commedia che ci hanno fatto magari ridere anche da piccoli e che rappresentano sicuramente più vizi che virtù. Però è proprio quello che faceva ridere la gente e soprattutto le maschere hanno dato voce al popolo quando magari il popolo non poteva avere voce e quindi sono sì un momento di commedia ma sono anche un momento di grande libertà. La tradizione delle maschere della commedia dell'arte ha avuto un successo straordinario per quasi due secoli, stiamo parlando tra il 500 e il 700, non solo in Italia ma per esempio a Parigi, che era sicuramente in quel momento dal punto di vista culturale e del potere, della messa in scena del potere, uno dei luoghi più straordinari. Quindi ritornare e ritrovare quelle maschere significa in qualche modo ritrovare anche dei pezzi che ci compongono, non perché siamo Arlecchino, siamo Balanzone o siamo Brighella, ma perché quella tradizione là ha interpretato dei comportamenti, delle esigenze, dei bisogni, delle contraddizioni che non sono di quell'epoca, stanno ancora con noi. Stiamo riproponendo vari aspetti della nostra cultura, vari segni che per noi sono belli, sono importanti, sono funzionali anche pedagogicamente, in modo che si possa ritornare un pochino a mettere a fianco ad altri segni che ci vengono da altre culture che forse non sono nostri, di riproporre, non avere paura di riproporre anche i nostri segni. L'invito è quello di riscoprire le maschere tradizionali, seppure l'appeal che hanno i moderni supereroi sui bambini non lo rende semplice. Anche per questo, le edizioni Frate Indovino hanno previsto un mini teatrino delle maschere in 3D che sarà regalato dalla redazione a chi ne farà direttamente richiesta contattandola e da portare e montare a casa insieme a tutta la famiglia. A me piace dire che sì, queste cose si fanno a Gualdo Tadino, ma non si fanno solo ed esclusivamente per Gualdo Tadino, si fanno per l'Umbria. Si fanno per dire che in Umbria si deve venire e si fanno soprattutto per dare un segnale che se si sta insieme si superano meglio i problemi piuttosto che si sta da soli. Ci spostiamo ad Acquasparta, dove è iniziato il Carnevale dei Bambini, che andrà in scena ancora il 19 e il 26 febbraio per le vie del Borgo Ternano. Vediamo le immagini nel servizio. Per mesi e mesi i sapienti mani hanno disegnato progetti, realizzato strutture in ferro, segato assi di legno, impastato e dipinto cartapesta. Ma adesso gli attesi nuovi carri allegorici del Carnevale dei Bambini di Acquasparta hanno finalmente visto la luce. Il Borgo Ternano, tra i più belli d'Italia, ha infatti iniziato a celebrare la festa di Carnevale con la prima tradizionale sfilata dei carri e tanti spettacoli dal vivo. I festeggiamenti si ripeteranno ora domenica 19 e domenica 26 febbraio. Nella primavera, diciamo prima dell'anno, iniziamo a fare un programma, ci consultiamo con le scuole, diciamo con i ragazzini per sapere più o meno quali sono le idee loro. L'idea nostra da quando lo facciamo, che ormai siamo al 25° anno di consecutivo, abbiamo programmato di fare un carnevale sempre diciamo all'altezza dei bambini, perché sono loro che il carnevale è loro, il divertimento è loro. Dopo, certo, anche i grandi, abbiamo i carri che faranno spettacolo, però per loro, con i carri piccoli e con quello che porteranno via, si divertiranno da matti. In particolare, gli artigiani del Carnevale di Acquasparta hanno allestito tre grandi carri animati che, una volta messi in marcia, raggiungono un'altezza di quasi 11 metri. Doraemon, Venice e Paperopoli, questi i nomi tematici dei carri che sfileranno lungo via Cesare Battisti e via Roma. Ci sono inoltre sei carri più piccoli, l'Ammiraglia, il Brucomela, il Trenino, la Diligenza, la Regina del Mare e le Tazze Girevoli, che percorreranno le strade del centro storico cittadino.
Ogni sfilata sarà composta da parte dei 3 carri grandi e 6 piccoli, ma in più ci saranno spettacoli di tutti i generi, ci sarà l'orchestra dal vivo, ci saranno maggiorette con le bande, ci saranno gruppi mascherati, poi dai carri verranno lanciati tutto, dai palloni, caramelle, gadget, peluche, perciò quando andranno via senza pagare un biglietto o niente, il divertimento sarà assicurato. Da venerdì 17 a domenica 26 febbraio poi ogni sera sarà attiva la taverna dove poter degustare menù a base di piatti tipici locali. Eccezionalmente solo su prenotazione la taverna rimarrà aperta anche a pranzo nelle domeniche del 19 e 26 febbraio. In caso di maltempo una sfilata verrà ripetuta domenica 5 marzo. Ancora carnevale, questa volta a Foligno, dove si è aperto il 56esimo carnevale di Sant'Eraclio. Diamo un'occhiata alla parata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nel servizio. No carnaval. Incontenibile è esplosa l'allegria con la 56esima edizione del Carnevale di Sant'Eraclio, che ha invaso con musica e colori le vie e le piazze della frazione Folignate. È una notizia sensazionale. In tanti si sono riversati in strada per partecipare alla grande festa tra maschere, carri allegorici e coreografie che hanno meritato il pubblico delle grandi. Infatti, 6 macchine allegoriche messe in moto dalla satira e dalla goliardia. I 4 elementi, Mascia e Orso, Trump Vata, Pokémon Go, Polveri sottili e False illusioni. La sfilata dei carri si ripeterà ancora nelle domeniche 19 e 26 febbraio, ma il carnevale propone anche tanto altro. Nel centro storico di Assisi, tra cultura ed archeologia, sospesi sopra una domus di epoca romana. La nostra cucina per il vostro gusto. La locanda del cardinale, ristorante e banchetti. Sono momenti della tua vita che vorresti siano perfetti, attimi unici, irripetibili, che ricorderai per sempre. Per i tuoi momenti indimenticabili, feste e cerimonie nuziali, scegli qualcosa che li renda memorabili.
che sia il colore dei fiori o l'originalità di una composizione, saranno i piccoli dettagli a fare da cornice agli eventi più importanti della tua esistenza. VIP Garden in località San Martino in Campo, strada Santa Maria Rossa, è la risposta per chi desidera progettare nei minimi particolari gli addobbi floreali per il proprio matrimonio. VIP Garden possiede un vivaio di fiori e piante da interno ed esterno ed è in grado di occuparsi con professionalità, originalità e puntualità di addobbi e composizioni floreali per le tue nozze. VIP Garden realizza bouquet, bottoniere e polsiere, retromacchina per sposi, centrotavola, composizioni per la chiesa, la sala del ricevimento o qualunque altro luogo scelto per l'evento. L'allestimento floreale viene studiato con cura tenendo conto delle esigenze del cliente che viene guidato nella scelta della decorazione più adatta a seconda del periodo del matrimonio. Il risultato è un tocco di freschezza, armonia ed eleganza che vi lascerà senza parole. Le uniche che riuscirete a dire saranno sì, lo voglio. Cambiamo argomento e parliamo di sport. Si è svolta a Ponte San Giovanni la 28ª maratonina del campanile che, nonostante il tempo un po' incerto, non ha deluso i tanti sostenitori accorsi a dare carica agli oltre 400 atleti della gara organizzata dalla podistica Volumnia Sericap. Vediamo com'è andata nel servizio. Sono stati 411 gli atleti partecipanti alla 28ª maratonina del campanile che, come da programma, è partita domenica 5 febbraio alle 9.30 da via Pietro Cestellini a Ponte San Giovanni di Perugia, attraversando anche le vie di Torgiano. A tagliare per primo il traguardo davanti al CVA Ponteggiano il keniota Daniel Kipkilui Ngeno, tesserato con l'associazione atletica Libertà Sorvieto, che ha percorso i 20 km previsti dalla gara in 1 ora 3 minuti e 58 secondi. A seguire Carmine Buccilli dell'atletica Casone Noceto e Tariq Maranui per Roma Atletica Salaria Village. Podio femminile tutto perugino invece con Costanza Martinetti dell'Atletica Libertas Arcs Cus Perugia che ha primeggiato tra le donne percorrendo il tracciato in 1 ora 13 minuti e 51 secondi. Seconda Silvia Tamburi e terza Paola Garinei, entrambe per l'Atletica Avis Perugia. È la prima volta che fai questa gara e quindi possiamo dire che è un bel esordio. Sì, sono molto soddisfatta della gara. Il percorso è stato molto bello, poi mi piace correre in queste zone perché sono abituata comunque a correrci mi ci alleno spesso e la gara non l'ho sofferta, mi è piaciuto e quindi sì, sono soddisfatta. Avere tre italiane sul podio in una gara di livello internazionale credo che sia il massimo. Dal punto di vista maschile è stata una bella battaglia, io ho seguito la corsa, però all'ultimo la classe di Ngeni è un keniano che vive a Siena, l'ha fatta da padrone negli ultimi chilometri, però c'è da sottolineare una cosa anche nel campo maschile, secondo un italiano, Buccilli, vice campione italiano di maratona, che con la sua presenza ha voluto onorare la nostra manifestazione. Se la pioggia ha lambito parte della gara organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Volumnia Sericap, la stessa non ha scoraggiato le circa 100 persone impegnate in correre per la vita, la camminata non competitiva benefica di 6,2 km coordinata dall'Associazione Avanti Tutta Onlus con in testa il suo presidente Leonardo Cenci. Parte degli introiti della maratonina saranno destinati infatti alla Onlus Perugina e la restante parte alla Caritas di Ponte San Giovanni. È stata una passeggiata veramente con tanti sorrisi, con tanti spunti di riflessione e con tante richieste di suggerimenti su come vivere magari una vita tra virgolette felice, serena e sempre con il sorriso sulle labbra. C'è stata anche Rossi Mercedes-Benz nell'edizione 2017 del Terminillo Film Festival come sponsor e mobility partner. Per l'evento la concessionaria ha ideato un format esclusivo per testare su strada le vetture della Stella a tre punte dotate del sistema di trazione 4MATIC. Sentiamo Carla Damo. Rossi Mercedes-Benz è stata sponsor e mobility partner del Terminillo Film Festival, la rassegna cinematografica che prende il nome dal monte che la ospita, il Terminillo, anche detto Monte di Roma.
Location ideale per ospitare il format che la concessionaria ha ideato per questa edizione della manifestazione, lo Snow Drive Experience, pensato per dare la possibilità ai partecipanti di provare le stelle Mercedes 4MATIC con il supporto dei piloti Hang Driving Academy su un circuito di neve e poter così testare l'adrenalina della guida su fondi a ridotta aderenza. Tu adesso proverai questa GLA 220 in questo percorso che abbiamo innevato appositamente per provare le caratteristiche della trazione 4MATIC. Vedrai come con una tua gestione relativamente semplice, nel senso che tu interverrai solo sull'acceleratore e se occorrerà sul freno, ma vedrai che non ti serve, ovviamente il volante, la trazione 4MATIC, lavorando insieme a tutta l'elettronica della vettura, ti permette di uscire dalle situazioni più difficoltose che troverai durante il percorso. Appassionati di auto e motori hanno così potuto provare su strada le caratteristiche delle vetture con diversi livelli di difficoltà e in particolare la trazione integrale di Mercedes-Benz, che garantisce performance di grande qualità in qualsiasi condizione stradale e climatica. Ora tu hai insistito parecchio con l'acceleratore, quindi la metti un po' più in difficoltà, però come vedi reagisce comunque molto bene. Considerando anche il tipo di neve. Sì, che è molto molto rovinato. Ecco, anche in questa condizione in cui magari una ruota va a pattinare più di un'altra, il sistema lavora andando a cercare la miglior trazione e quindi trasferendo la coppia sulle ruote, cercando, e lo fa sempre costantemente. Sì, infatti, cioè, si avverte questo cambio di trazione. I paddle sono posizionati perfettamente, li trovi sempre. Abbiamo frenata? Sì, vai pure. ABS, pressioni sulla trazione? Non pensavo che era così tangibile proprio il trasferimento di coppia tra le ruote anteriori e le ruote posteriori. Anche prima sulla neve alta, Poi prima bagnata, l'hai forzata un po'. Per la rubrica Focus Aziende ci occupiamo di Stell Consulting, società con sede a Collazzone che studio di consulenza strategica, system integration e technology e servizi alle imprese, focalizzato nella progettazione, sviluppo e gestione di soluzioni altamente innovative per la gestione di informazioni e processi aziendali. Ci dice di più Nicola Torrini. Centro servizi e studio di consulenza strategica per le imprese, la Stell Consulting da anni progetta, sviluppa e gestisce soluzioni altamente innovative per governare al meglio informazioni e processi aziendali. Grazie a un team di professionisti capaci e di grande esperienza e a una profonda conoscenza dei vari settori di mercato, Stell Consulting collabora con i propri clienti aiutandoli concretamente a costruire e mantenere un vantaggio competitivo duraturo. All'interno della Stell facciamo servizi di consulenza del lavoro, consulenza amministrativa, consulenza fiscale. Ci occupiamo del nuovo decreto legislativo 81 e relative visite mediche. Abbiamo una sala accreditata presso la Regione dell'Umbria, quindi facciamo anche formazione finanziata. Accanto alle consolidate tradizionali attività di consulenza e fornitura di servizi, la Stell Consulting è infatti specializzata anche nel campo della formazione continua e permanente. I nostri corsi sono sul catalogo dell'offerta regionale. Facciamo formazione finanziata tramite bandi, tramite avvisi regionali e tramite fondi interprofessionali. Un'opportunità che hanno le aziende per formare i propri dipendenti attraverso l'utilizzo di questi fondi che vengono destinati proprio alla formazione del personale senza avere un costo aggiuntivo per le aziende. Stell si occupa anche di erogare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Vanno dalla formazione dei dipendenti, quindi ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 81, corsi di primo soccorso, antincendio, RSPP, RLS. In più facciamo tutti i corsi che riguardano le attrezzature specifiche previste nell'accordo Stato-Regioni.
corsi per trattoristi, corsi per attrezzature per il movimento terra, piattaforme aeree, carrelli elevatori, gru, motoseghe, insomma tutte le attrezzature previste dall'accordo Stato-Regioni. Chiudiamo con un altro focus aziende, questa volta sulla falegnameria Mastrini, che realizza porte, infissi e arredamenti su misura nella sua sede di Cerqueto di Marciano. Vediamo. Se dovessimo cercare in un luogo la passione per il legno e la sua lavorazione, certamente la troveremmo a Cerqueto di Marciano, nella falegnameria Mastrini. Qui, da 32 anni, opera Pasquale Mastrini, falegname di grande esperienza, affiancato dal figlio maggiore, dalla moglie e dai 3 dipendenti. Devo dire che questo lavoro è magnifico per me, perché cioè, tu trasformi le cose e le crei, e questo è per me fantastico, veramente. E lo fa con passione, E diciamo, questo ha portato un po' al coinvolgimento anche del figlio, quello maggiore. Una storia che si ripete, perché anche Pasquale si è avvicinato a questo mondo fin da ragazzino, osservando suo padre lavorare e innamorandosi del mestiere. E proprio questo amore lo si ritrova nei prodotti artigianali che realizza. La falegnameria Mastrini è infatti specializzata nella produzione e vendita di infissi e nell'arredamento per interni ed esterni in legno. Le sue creazioni guardano le esigenze del cliente, che viene consigliato comunque per la soluzione ottimale, per la quale c'è grande attenzione al dettaglio. Macchinari di ultima generazione, uniti all'utilizzo di legni pregiati, danno vita a opere in cui convivono design, tradizione, funzionalità ed eleganza. Noi puntiamo molto sul restauro, su dei castelli, casali di campagna, ormai 30 anni di esperienza che proprio ci hanno, diciamo, qualificato in questo settore. Comunque facciamo anche l'infisso per la casa, la villa, particolari, curiamo molto la rifinitura e in particolar modo la verniciatura, perché è quello che magari ha spinto tanti a andare sull'alluminio PVC, e invece io dico che il legno è favoloso, perché è sempre una parte calda e una parte che arreda, di conseguenza se è trattato bene non è vero che c'è tutta questa manutenzione che dicono gli altri. Ora le vernici ci sono buone, basta soltanto darle. Per non parlare della differenza che passa tra un'opera realizzata da un artigiano, unica e ripetibile, e un prodotto industriale. Tra questi, le cucine ad esempio, che la falegnameria ha realizzato per diversi nuclei familiari. Se uno si rivolge a un artigiano, innanzitutto ti dà, personalizza come vuoi. Partiamo, anziché montare il trucciolato, montiamo il medio density nobilitato, che comunque i viti tengono più, è più garantito. I pensili sopra, che sono sospesi, vanno fatti in ristellare. Cerniere di alcune marche che troviamo anche fra 30 anni. Voglio dire, io secondo me con poco più, diciamo, cioè c'è un prodotto migliore, comunque sempre fatto a mano e fatto in un certo modo, che avrà sempre il suo valore, comunque sia. Il vantaggio secondo me è questo. La puntata termina qui. Vi ricordo che potete rivedere i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Google+. Da Rosana Furfaro e dalla redazione di Avenews è tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Rete Sole.